Nel 2002, gli Hornets vengono trasferiti da Charlotte a New Orleans, segnando il ritorno del basket professionistico in Louisiana dopo l'addio dei Jazz 23 anni prima. Più che una relocation, di fatto quell'estate segna la nascita di una nuova franchigia. Nel 2013, infatti, il nome e la storia della squadra sono stati ceduti ai Bobcats, riportando così gli Hornets a Charlotte e dando vita ai Pelicans. Mentre cercate di collegare i puntini di questa intricata premessa, ecco il quintetto ideale della franchigia di New Orleans dal 2002 in avanti. Playmaker: Chris Paul. La carriera NBA di CP3 non inizia a New Orleans, e nemmeno a Charlotte, bensì a Oklahoma City, dove gli Hornets sono costretti a spostarsi dopo che l'uragano Katrina si è abbattuto sulla Louisiana. La point guard da Wake Forest conquista subito il nuovo pubblico e prende immediatamente le redini della squadra, grazie a una leadership innata e a una maturità tecnica non comune per un rookie. Eletto matricola dell'anno, Paul emerge rapidamente tra i giovani più interessanti della Lega. Il 2007-2008 è la stagione dell'esplosione definitiva. Chris guida la NBA per assist e per recuperi, debutta all'All-Star Game, viene inserito nel primo quintetto All-NBA e nel secondo All-Defensive e arriva dietro al solo Kobe Bryant nelle votazioni per l'MVP. Grazie alle sue performance stellari, gli Hornets chiudono con il secondo miglior record a Ovest e tornano ai playoff per la prima volta dal 2004, portandosi a casa lo scalpo illustre dei Dallas Mavericks al primo round. Ormai CP3 si è consolidato tra i migliori playmaker della Lega, ma il livello altissimo della Western Conference e qualche infortunio di troppo impediscono a New Orleans di fare strada. Nel frattempo la gestione della franchigia è passata nelle mani della NBA stessa, che sta cercando disperatamente nuovi acquirenti. Il contratto in scadenza di Paul fa temere un possibile addio a breve termine, così a fine 2011 la dirigenza esplora una possibile trade. Saltato fra mille polemiche lo scambio con i Lakers, il 12 dicembre Chris viene spedito comunque a Los Angeles, ma per vestire la maglia dei Clippers. Guardia: Jrue Holiday. Tra le prime vittime di The Process, Holiday viene ceduto dai Philadelphia 76ers il giorno del draft 2013, pochi mesi dopo aver esordito all'All-Star Game. Nelle 7 stagioni che trascorre in Louisiana, Jrue non viene più convocato alla partita delle stelle, ma si afferma tra i migliori difensori perimetrali dell'intera NBA, guadagnandosi 2 inclusioni nei quintetti All-Defensive. L'inizio della sua avventura ai Pelicans è caratterizzato da un grave infortunio alla tibia, che lo limita a 74 apparizioni nel corso di 2 regular season. Tornato in salute, il suo contributo su entrambi i lati del campo è importantissimo nelle uniche 2 corse ai playoff di quella squadra. In particolare nel 2018, Holiday rende la vita difficile a Damian Lillard, rivelandosi un fattore chiave nella vittoria al primo turno contro Portland. La partenza di Anthony Davis avvia la ricostruzione a New Orleans. A novembre 2020, Jrue viene ceduto ai Milwaukee Bucks, che aiuterà subito a vincere il titolo NBA. Alla piccola, Brandon Ingram. Seconda scelta assoluta del draft 2016, a Los Angeles, Ingram non ha mai convinto fino in fondo. Il talento era tutto da vedere, ma la continuità e il furore agonistico venivano attesi con sempre meno speranze dal popolo giallo-viola. Prima del draft 2019 va in porto l'anticipatissima trade che porta Anthony Davis ai Lakers, e Brandon sbarca a New Orleans come contropartita principale. In Louisiana, lontano dalle pressioni californiane, B.I. riesce finalmente a massimizzare il suo potenziale. Chiude la stagione 2019-2020 a quasi 24 punti di media, viene convocato all'All-Star Game di Chicago e viene eletto Most Improved Player of the Year. In estate sigla una ricca estensione contrattuale e, viste le ripetute assenze di Zion Williamson, assume spesso il ruolo di leader tecnico dei Pelicans. Nel 2022, con Zion ai box, Ingram trascina la squadra ai playoff ed è il migliore dei suoi nella serie persa al primo turno contro Phoenix. Alla grande, Zion Williamson. Vero e proprio scherzo della natura atletico, che abbina un fisico roccioso a un'esplosività con pochi pari, Williamson guadagna popolarità sul web già da adolescente, grazie ai video che mostrano le sue roboanti schiacciate. Nell'unica stagione passata a Duke, dimostra di non essere solo un fenomeno da mixtape, ma un giocatore in grado di fare la differenza, sia sul campo sia in chiave marketing. Prima scelta annunciata del draft 2019, Zion è il prospetto più atteso dai tempi di LeBron James. Ad aggiudicarsi il biglietto vincente della lotteria sono i Pelicans, che possono consolarsi per l'imminente addio di Anthony Davis. Williamson si fa attendere più del previsto, dato che una lesione del menisco subita in preseason lo tiene ai box fino a gennaio, ma quando finalmente indossa la maglia numero 1 fa capire a tutti di non essere un bluff. Malgrado la restrizione di minutaggio, atta a facilitarne il recupero, Zion viaggia a quasi 24 punti di media, cifre che si abbassano nella bolla di Orlando, dove la stagione NBA riprende a luglio. Nel 2020-21 però, ecco l'esplosione. Williamson sale a 27 punti e supera i 7 rimbalzi di media, tirando con oltre il 60% dal campo. La partecipazione all'All-Star Game di Atlanta sembra la prima di tante, oltre che l'inizio di un ciclo vincente per i Pelicans. Sul finire della regular season, però, Zion deve fermarsi per un infortunio a un dito. In estate la situazione precipita, stavolta a dare problemi al piede destro, che ha subito una brutta frattura. È necessaria un'operazione, che tiene Williamson ai box per l'intera stagione successiva. Zion torna in campo a ottobre 2022, e il copione si ripete. Per qualche mese domina, tanto da riguadagnare l'All-Star Game e da far inserire il suo nome tra i candidati MVP, ma a inizio gennaio si ferma nuovamente. Un infortunio muscolare, i cui tempi di recupero si allungano sempre più, chiude anzitempo l'ennesima stagione, affossando ancora una volta le ambizioni della squadra. Centro: Anthony Davis. Dopo aver dominato al college, il lungo da Kentucky è la scontatissima prima scelta del draft NBA 2012.
i New Orleans Hornets sanno di aver fatto centro con il suo mix di tecnica, agilità, atletismo e onnipresenza difensiva. A dire il vero, Davis ci mette un po' a carburare. La sua stagione da rookie è infatti condizionata da piccoli ma ripetuti infortuni. Quando la squadra cambia nome in Pelicans, però, AD spicca finalmente il volo. Nel 2013-14 il miglior stoppatore della Lega, succederà altre due volte in maglia Pelicans e debutta all'All-Star Game. L'anno dopo viene inserito nel primo quintetto All-NBA e guida New Orleans ai playoff, dove mancavano dal 2011. Nelle stagioni seguenti, Davis si consacra sul piano individuale, facendo presenza fissa agli All-Star Game, nei quintetti All-NBA e in quelli All-Defensive, ma la squadra non riesce mai a fare strada. L'unica eccezione è rappresentata nel 2017-18, quando Anthony arriva terzo nelle votazioni per l'MVP e trascina i Pelicans al secondo round. L'eliminazione subita contro Golden State, la scadenza del contratto sempre più vicina e la firma con l'agenzia di Rich Paul, che rappresenta anche LeBron James, spingono Davis a chiedere la cessione nel gennaio 2019. L'idea è quella di raggiungere LeBron a Los Angeles e i Lakers iniziano subito una corte spietata. La dirigenza però resiste a qualsiasi proposta giallo-viola, rendendo AD un separato in casa. Il numero 23 fa qualche sporadica apparizione allo Smoothie King Center, sommerso dai fischi dei tifosi, poi a giugno viene accontentato e può mettere le valigie sull'aereo per la California. Sesto uomo, David West. 18ª scelta del draft 2003, il lungo da Xavier esplode definitivamente nel 2005-2006, quando viene promosso in quintetto e quando a passargli il pallone arriva Chris Paul. In quella stagione sale da 6 a 17 punti di media, chiudendo al secondo posto nelle votazioni per il Most Improved Player Award. L'annata seguente viene compromessa da un infortunio al gomito, ma nel 2007-2008, al pari della squadra, West compie il salto di qualità. Gli oltre 20 punti e quasi 9 rimbalzi di media valgono a David l'esordio all'All-Star Game e aiutano gli Hornets a ottenere il secondo miglior record nella Western Conference. West torna alla partita delle stelle nel 2009 e si consolida come spalla ideale dei CP3, ma New Orleans deve fare i conti con una concorrenza troppo agguerrita. A marzo 2011 la sua carriera da star viene messa a grave rischio da un brutto infortunio al ginocchio sinistro. West non tornerà più quello di prima, ma riuscirà a ritagliarsi un ruolo importantissimo a Indianapolis, firmando da free agent con gli emergenti Pacers. Tra gli altri candidati a questo posto, menzione d'onore per Baron Davis e Jamal Mashburn, gli uomini franchigia negli anni del passaggio tra Charlotte e New Orleans. Allenatore, Byron Scott. L'ex giocatore dei Lakers arriva a New Orleans nel 2004, dopo aver guidato i New Jersey Nets a due finali NBA consecutive. Con lui in panchina, gli Hornets partecipano due volte ai playoff, raggiungendo il secondo turno nel 2008. L'eliminazione subita per mano dei Nuggets al primo round dei playoff successivi e un brutto avvio di regular season gli costa nel posto a dicembre 2009. Scott supera le candidature dei suoi successori Monty Williams e Alvin Gentry. Anche loro sono rimasti in Louisiana 5 anni, ma entrambi hanno raggiunto solamente un primo turno playoff. Questo era il nostro quintetto del millennio per quanto riguarda New Orleans Hornets / Pelicans. Nei commenti fateci sapere cosa avreste cambiato o le eventuali menzioni d'onore. Con un invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.